io sono Electric Peo, sono un disegnatore fumettista e come ogni disegnatore ho bisogno delle mie fonti di ispirazione. Praticamente quando mi sono trasferito qui nel mio nuovo studio casa ho deciso di portarmi tutti i miei fumetti in grandi sacche capienti e sono tanti i fumetti che ho, tant'è che non avevo pazienza o voglia di metterli a posto, quindi sono stato lì fermo a contemplarli e a vedere e a pensare sul dove metterli, dove posizionarli. Sono tanti i fumetti che ho della Marvel, manga, cose, artbook, e quindi ho detto forse con la scusa di fare un video finalmente li metterò a posto, mi sono detto, e così ho deciso di fare questo video. E è un periodo che sono leggermente depresso e ce l'ho con il mondo, me la prendo con ogni cosa e tutto mi sta antipatico, anche il mio stesso cane, il mio letto, il mio armadio. Non ci sono cose che non mi fanno innervosire questi giorni. E così... Eccomi qua che devo mettere a posto i miei fumetti e è forse il caso che lo facciamo una volta per tutte, perché sennò qui non ce la faremo mai a uscirne, rimarranno sempre imbustati. Ed ecco perché questo video, e questo è quanto. Ciao bambini, questo è Electric. Vi è piaciuta la gag iniziale alquanto magica? Lo so, grazie. Bravo, go. Allora, noi siamo qui, io personalmente, per ordinare i maledetti fumetti, di cui ho una collezione piuttosto ampia. Voi invece siete qui per vedere di che fumetti si trattano. Colgo l'occasione per far vedere i fumetti a cui mi ispiro, disegnatori, eccetera, eccetera, man mano che li metto a posto. E iniziamo da buste a caso. Porto su una busta, tiro fuori quello che c'è, quindi l'ordine. Non c'è proprio un ordine. Quello che verrà fuori, verrà fuori. Sono prevalentemente americani più manga, altri manga, insomma. Wow! Abbiamo qui belli imbustati, carini. Io li tengo belli imbustati in modo che non si rovinino. Dei numeri di Hulk che sinceramente non so perché, forse era per il disegnatore. Questi forse sono numeri abbastanza random. Che stai facendo? Sei scemo? Ciao bambini! Mi fermo subito per i Guardiani della Galassia mentre che Giulio si incastra lì dietro. I Guardiani della Galassia, di cui soltanto il numero 0 e 1, pensate. Ne ho ben 5 copie diverse. Praticamente quando è uscito il film dei Guardiani della Galassia, la Marvel ha voluto utilizzare questo lancio del film per il lancio anche della collana. Quindi qui ho 3 diversi 0, questi sono i 3 0, che di solito quando fanno i numeri 0 è per introdurti alla storia, darti un po' a grandi linee il quadro di quelli che sono i Guardiani della Galassia. E qua ho 2 copertine numero 1, quella normale e quella variant di Milo Manara, disegnatore italiano abbastanza famoso. Non penso che ci sia bisogno da parte mia di dirvi di chi si tratta. La cosa interessante dei Guardiani della Galassia, dei primi numeri, che se ne è occupata Sara Pichelli, che è una disegnatrice romana, quindi italiana, che lavora per la Marvel, e che sono anni che cerco di placcare a Luca Comics o in qualche posto e non ce la faccio. Oh mio Dio, mi sono incastrato davvero. Comunque sia, io per ora, man mano che metto a posto, perché qui si sono mischiati tutti i fumetti o così dei Guardiani della Galassia, ma non so perché non ce l'ho in un'unica busta, quindi inizio a poggiare a caso e poi inserirò. Nel frattempo do anche una pulita, già che ci siamo. Che cosa altro ho qui che non lo so? Ah, ecco gli altri numeri di Guardiani della Galassia che dovrebbero essere imbustati. Perché non sono imbustati? Perché mi sa che sono dei doppioni questi. Sì, ho anche dei doppioni a volte. Perché compro i pacconi io tante volte su eBay. Oh, bella la serie di Age of Ultron, adesso vi faccio delle cose belle. Qui abbiamo l'intera serie di Age of Ultron con le copertine variant. Yas! Quindi non sono le copertine classiche. Praticamente il Marvel che cosa fa per i numeri speciali? Di solito fa 2 copertine. Quella da stampa a manetta e quella edizione limitata. Dedicheremo uno di questi scaffali ai crossover Marvel, quindi Age of Ultron, Infinity War, World War, Hulk e Secret Invasion. Ce ne sono. Io vedere, prima passo, andiamo a me a vedere. Tu vedere. Un altro crossover davvero figo, e questo piuttosto recente in realtà, è Avengers contro X-Men. Per diversi motivi, nella trama dell'universo Marvel dei fumetti, gli Avengers si sono trovati a sfidarsi contro gli X-Men. In questo caso disegnato da Frank Cho,
che andate a seguire su Instagram, perché Frank Cho, che è un asiatico naturalizzato americano, ha uno stile, in realtà, voi pensate magari asiatico, disegna un po' più anime style, invece no, è estremamente realistico, donne corpose, carnose, disegno ultra realistico, come dire, adesso sta lavorando a Harley Quinn, se non sbaglio, nel contemporaneo, per la DC, quindi consiglio di andare a vedere almeno su Instagram. Ecco, qui in questa cover si dovrebbe vedere un bel po' il roster che compone X-Men e Avengers. Devo prendere un'altra busta barra scatola. Oh! Ho portato su una scatola a caso, quindi non so cosa c'è. Allora, qui vedo dei Batman che parte dal 32 in poi, in realtà ce l'ho dall'1 tipo al 50, ma come ho detto, tutto ampiamente disordinato. E alla nuova serie di Batman spesso ha lavorato un altro disegnatore che mi piace molto, che si chiama David Finch. David Finch, anche questo lo consiglio ampiamente, è uno che con l'anatomia ci sguazza proprio, la conosce per filo per segno e la esagera come vuole lui, molto spesso appunto andando fuori proporzione, aggiungendo vene e muscoli dove obiettivamente non ci sono, ma che graficamente sono di alto impatto. Numeri di X-Men, alcuni che corrispondono al periodo in cui c'era Civil War. Tempo fa, non so se le fanno ancora, c'erano le X-Men Deluxe, perché praticamente di collane di X-Men ne uscivano una caterba e quindi in Italia le raccoglievano nel mitico X-Men Deluxe. Ok, ho tirato fuori degli Spider-Man, sembra. Altro crossover era il Regno Oscuro, senza che sto a spiegare che cos'è, perché sennò questo video dura una vita. Qui abbiamo altri speciali di Civil War, perché durante Civil War succedono così tante cose, quindi non è bastata la collana intera di Civil War, hanno fatto delle collane dedicate. Ah, poi lo sapevate che nel fumetto Black Panther e Tempesta si erano sposati? Beh sì. Eccolo qua, il matrimonio. Che qui abbiamo altri Spider-Man di quando la collana italiana si chiamava ancora Uomo Ragno, da poco che si chiama Spider-Man. 521 di Spider-Man, 522, 523, 524, attenzione, 517, 518. E questa scatola è finita, yeah! Sì, è stato proprio in quel momento che da bravo disegnatore, nonché filmmaker di YouTube, di questa piattaforma assai ampia, mi sono reso conto che il video stava andando troppo per le lunghe e che dovevo riflettere. Quindi ho deciso di prendermi una pausa, di bermi una tazza di caffè, di schiantarmi sul letto e ragionare sul corso inesorabile del tempo, sul fatto che non contiamo niente in questo universo rispetto alla sua grandezza, così da realizzare che forse era molto meglio ordinare prima tutti i fumetti per poi fare un riepilogo a fine video. E quindi fu così che decisi di fare questo video, questa è la mia storia e ora penso che racconterò al pubblico il restante dei fumetti di quello che ho, sì. Bene signori, abbiamo finalmente, è finito, è stato un lavoraccio in realtà. Ho deciso di tagliare la fine proprio perché non ne vedevo la fine, ho detto vabbè, metto prima tutto a posto, poi faccio vedere più o meno tutto, smetto di parlare di cose che magari interessano pochi e facciamo subito un tour piuttosto, venite con me. Come potete vedere c'è un cane a metà scale che sta facendo, non lo so, la capra. Ciao cano. Comunque sia, come potete vedere qui c'è lo studio, lì c'è la cucina, sala, quello che è. Quindi già qui quando uno va a scendere si incontra con dei regali. Uno me l'ha fatto una di voi e un altro me l'ha fatto Topi, per Papo, il miglior Papo del mondo, che mi ha fatto anche questo. In questa casa vive il miglior Papo del mondo, yeah! Ma vediamo meglio qui il resto, perché qui è tutto bello carino, come potete vedere, action figure e cose. Quindi il reparto manga, signori, nel primo quadratone troviamo numeri generici, nel senso tutti quei numeri che ho preso per pura curiosità e che non ho mai portato a compimento, soltanto numeri vaghi, anche storie autoconclusive magari. Nel secondo quadrato, sempre in alto, abbiamo un po' di Full Metal Alchemist con una statua di Sasuke, un paio di Naruto, sempre cose più o meno che non ho mai portato a conclusione, una statuetta di Jojo, yeah! Tutte uscite con l'utanime, sia questa che questa, quindi carino, no? Terzo quadrato, tutta la serie di Death Note, buona parte di Pandora Hearts e tutta la serie di Osama The Game, che ho shippato mio fratello, ma lui non se n'è accorto. Il porcello dei 7 paccati capitali, 7 deadly sins in my house, questa non ho la più pallida idea, è uscita con un lutanime ma molto carina e quindi l'ho tenuta. E quindi questo è il mitico terzo quadrato.
prima di passare al resto finiamo con i manga, perché se giriamo qui nel primissimo quadrato ci ho messo tutto ciò che è più caro a me dal punto di vista giappo, ok? Quindi Knights of Sidonia, del mio autore preferito Tsutomu Nihei, di cui sto cercando di recuperare numeri di altre cose che ho letto ma che vorrei il cartaceo, come Blame o Biomega, di cui ho la raccoltona di Biomega. Knights of Sidonia, che non solo consiglio vivissimamente, ma consiglio davvero di leggere e non di vedere l'anime su Netflix, perché lo stile che adotta Tsutomu Nihei, che è estremamente diverso a quello di Biomega e Blame, ed è voluto, esprime molto più di quanto si possa percepire dall'anime. È molto molto importante lo stile e lo studio dei personaggi, tutto il loro comportamento risalta molto più fuori nel manga piuttosto che nell'anime. Super consigliatissimo il manga di questo. Come potete vedere dall'utanime mi era uscito il reggitelefono, che lo uso semplicemente per leggere il numero 1, che fa più carino, no? Sta lì, bello. Questo invece è un artbook di Yoshitaka Amano, che è l'autore di molti concept art di Final Fantasy, di molti Final Fantasy. Nel secondo quadrato, partendo da destra, troviamo altri manga. Attacco dei giganti, qui un fuorissimo, proprio fuori luogo, Sin City di Mark Miller. Avrete visto sicuramente il film uscito all'utanime, il pocket di Attacco dei giganti, una statuetta Assassin's Creed e ben due libri di anatomia, perché come sapete io studio moltissimo per migliorarmi. Ci proviamo almeno. Ma ora passiamo al resto, perché c'è tanta roba americana in particolare da vedere. Partiamo dal primo cubotto, dal basso. Lì abbiamo innanzitutto un action figure di Gintama, ma a parte questo Iron Man. Lì abbiamo Iron Man, sezione Iron Man e quel cubotto lì, con una tra l'altro bellissima copertina di Scotty Young che ho messo in sovraimpressione, nel senso di fronte ho messo in genere le mie copertine preferite. Secondo box, cubettone, come lo vogliamo chiamare, a parte una statua di Ezio Auditore, con una Sabrina alquanto fuori luogo anche lì. Abbiamo Wolverine, diversi numeri di Wolverine e una copertina appoggiata di fronte, che mi piace perché i fumetti americani non si prestano molto a una bella visione se messi per verticale così, a differenza dei manga che hanno spessore, hanno magari una bella grafica. Quindi decido di mettere il fumetto girato con una copertina che mi piace. Ovviamente subito a fianco a Wolverine troviamo gli X-Men. X-Men che tempo fa avevano ben due testate, che erano Incredibili X-Men e X-Men Deluxe. Quindi più o meno il succo è questo. Tutti X-Men di qua con la copertina del Messia Complex. Complesso Messia per prima, che è una delle saghe più belle degli X-Men. Un Ezio Auditore di Assassin's Creed 2, dici why not? Altri X-Men di qua, X-Men Deluxe di qua con un Thor. Perché un Thor? Perché il pupazzo di Topolo, pupazzo di mio figlio che era qua, e quindi l'ho messo lì vicino a alcuni fumetti di Thor che ho. Ha senso, no? Così come subito sopra, bam, abbiamo la sezione DC, che non è molto fornita in realtà, io ho soltanto dei Batman. Copertina mia preferita di Batman, il numero 1 di David Finch, signori, bellissima. Statuetta di Batman di Arkham Knight, se non sbaglio, un Superman di mio figlio che sta lì per stare lì, e un super cringe copertina anime, non so perché ho quella a fare lì, era uscito mi sa in un lutanime, Justice League anime style. E qui abbiamo degli artbook di videogiochi in generale, guide, bla bla bla. Passiamo a wow, attenzione, quello che vedete qui è quel piccolo appoggio che c'è di fronte proprio alle scale, quindi io mi trovo una base d'appoggio molto utile. Peraltro lì ci potrei appendere magari un quadro mio, magari in questo caso, e qui ci ho messo dei cartonati e dei miei lavori, quindi c'è il diario dei Mets, ci sono gli stickers per Webstars Magazine, c'è Midoriya di Boku no Hero, Damson, Acqua Blu è un fumetto francese relativamente importante nella cultura del fumetto europea, se così vogliamo dire, una lampadina simpatica, perché no, cassetta di Black Lagoon di Lutanime con un Saitama e un bellissimo Geno, signori, un taccuino di Miss Kobayashi's Dragon Maid, una foto di amici che probabilmente rinnegherebbero tutta la vita di essere miei amici, eppure eccoli lì, un bellissimo cartonato di Doctor Strange abbastanza recente tra l'altro, molto bello, una Sabrina sempre fuori luogo con firma di Sasha anche oltre che sua, un'edizione completa di Infinity War, che però adesso vedremo meglio che ho di meglio rispetto a quello, artbook di Bioshock, yes, il fumetto della comics in cui ci sono i miei disegni, il diario volevo dire, questo fumetto è sacro e profano di un'artista italiana molto molto brava, si chiama Mirka Andolfo, e io l'ho preso perché mi piace, ma soprattutto per supportare altri artisti italiani, nel senso, se andate a Luca Comics
questo ottobre, questo fine ottobre, primi di novembre, provate anche voi a dare un'occhiata anche a questo mondo, al mondo dell'italiano indipendente, perché no? E passiamo a tutto il mucchione Spider-Man, signori. Ben due box dedicati al nostro carissimo uomo ragno, come si chiamava una volta, Spider-Man in generale. Le mie copertine principali preferite, vagamente preferite, perché ce ne sono davvero troppe che mi piacciono. Questo è lo Spider-Verse, il mitico evento di Spider-Man, uno dei più belli, che straconsiglio, lo Spider-Verse. Recuperate lo Spider-Verse. Ultimamente io sto comprando le edizioni in inglese, che sono raccolte molto ben fatte, mi permettono di spendere di meno, anche perché io non è che colleziono fumetti per fattore collezionismo, ma per leggerli e avere ispirazione. Quindi questo è il formato più conveniente. Questo qua si trova su Amazon in inglese e lo consiglio per chi si vuole magari esercitare anche con l'inglese, perché no? Anche qui ad esempio ho questo formato per gli Inumani, formato americano, che sono formato a raccolta però, e sono molto più trovabili dei fumetti della Panini ad esempio. Subito sopra abbiamo la sezione crossover Marvel e ho messo frontale Avengers contro X-Men con una copertina tra le più belle e Infinity War, che corrisponde a questa raccolta qua, però semplicemente con le copertine variant di ogni numero. In questo caso forse mi è salito un po' di collezionismo. Qui dietro c'è tipo Civil War, Secret Invasion, World War Hulk e insomma altri crossover simili. E poi giriamo e PAM! Wow! Ciao Avengers contro X-Men, come state? Ora che mi sono caduti, tra l'altro mi sono ricordato di una cosa alquanto simpatica. Praticamente ogni numero di Avengers contro X-Men aveva due copertine. Una con come soggetti gli X-Men, perché era io sto con gli X-Men, oppure io sto con gli Avengers e quindi c'era la copertina con un Avenger. Wow, non è fantastico? E stavo dicendo altro cubettone con la copertina variant di Deadpool. Yes! Uno dei fumetti a cui tengo di più, perché la numero uno di Deadpool è andata super a ruba con l'uscita del film, quindi questa qua sono sicuro che varrà qualche soldino. E dietro ci sono fumetti di Deadpool, come qui Guardiani della Galassia, cover di Nilo Manara, e dietro Guardiani della Galassia ovviamente. Qui ci ho messo altra roba varia. Successivo, qui dietro gli Inumani, ci sono tutti Avengers e altri incredibili Avengers che sono, beh, c'è un Capitan America, vabbè, cose. E qui ho lasciato semplicemente un boxettone per mettere cose a caso, ci sono foglie, cose da disegno. Bene, questo è quanto. E qui sopra c'è un teschio, così, perché qui sopra devo trovare qualcosa per riempire e mettere cose. Ma adesso io vorrei vedere Giulietto cosa ne pensa di questa disposizione, di questa cosa simpatica che ho fatto e tutto il tempo che ho perso a ordinare tutto questo. Vediamo se la reaction di una persona normale, perché voi giovani la chiamate così, no? Reactionex. Voi giovani e l'internet, porca miseria. Ho dovuto svegliare qualcuno per questa mitica reaction, se voi giovani apprezzate queste cose, no? Le reaction, come stavo dicendo. Quindi Giulietto, vieni su che ti faccio vedere tutto il lavoro fatto qua, magico. Vediamo un po'. Oh, questo posto è nuovo. Com'è? Oh, chi è lui? Gintama. Ma tu non l'hai visto? Sì che l'ho visto, quel film dove arrivava il doppiaggio in italiano quando ero più piccolo. Ah, ok, perché mi avevi detto di vederlo insieme. Poi hai Assassin's Creed, Sasuke, questo cos'è, Jojo? Jojo, bravo. Poi questo non lo so, sembra Miu Miu, che schifo. In realtà non l'ho mai visto, nemmeno io, uscito in un anime. Perfetto, Hawk di Seven Deadly Sins, poi un sacco di fumetti. Tururu. Cosa hai visto? Wow, GTO. Poi abbiamo un Quaccia. Un quaccia africano, regalo di Sabrina. Batman, Superman, vado, sembra un negozio di fumetti. È bello. E poi qua ci sono tutte le cose, quindi se avete dei disegni belli, portateli che li appendo. Bene, abbiamo finito questo video interminabile. Non so quanto sarà venuto lungo, se sarò stato bravo a tagliare oppure no. Prossimo lavoro che manca da fare in questa casa è quel muro lì. Lì sotto ci va un mobile, tutti Amiibo, Silver Button, cose. Vi terrò aggiornati sicuramente, intanto l'angolo scale fumetti è sistemato. Questo è quanto, mostrate un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su se vi è vagamente interessata questa cosa della mia collezione di fumetti. Se ne avete anche voi di cose preferite, fumetti, anime, no, manga soprattutto, da suggerire, suggerite che possiamo riempire ancora quell'angolo lì, no? Iscriviti se non sei iscritto, ma soprattutto ricordati sempre che hai appena visto Electric.
Mochi mochi mo, mochi mochi mo. Anamane bodite. Tananane. Da 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 da